un gioco che nasce da un'esigenza, no? Il fatto che il carrello dei formaggi purtroppo sta un po' sparendo dalle grandi tavole. Io ho fatto un ragionamento perché in tanti vanno a termine di treno installati che dicono: ma l'ho visto il carrello dei formaggi, ma sono troppo pieno, non ce la faccio più. I più golosi invece continuano a dirmi: dammene solo un pezzettino. E noi lavoriamo solo sulle voglie, anzi soprattutto sulle voglie. E io ho fatto tutta la mia carriera in sommelieria, no? Prima di passare alla direzione finanziaria, compagnia bella. E come ogni sommelier, come ogni mestierante, c'è sempre un'area di miglioramento che ti accompagna un po' tutta la carriera, e un'altra ragione forse che è anche una delle ragioni per le quali tu hai scelto questo mestiere, che per me sono gli abbinamenti ancora oggi. Cioè, perché un solido sta bene con un liquido, perché le cose al contrario non stanno bene, perché la cucina locale molte volte accompagna bene dei vini locali, allargando il ragionamento, perché i sommelier caratterialmente per estensione assomigliano un po' al carattere dei vitigni della regione d'appartenenza. Cioè, sono tanti ragionamenti che puoi fare. E lo dico sempre a me, non c'è miglior palestra in assoluto che i formaggi. Perché la ragione è molto semplice: nelle poche ore libere che abbiamo, con pochi euro, 50, 100 euro, crei un caleidoscopio di sapori e aromi molto ampio. Latte crudo, il primo sale, crostalavata invecchiata, lo stagionato, fino a finire blu, dove la situazione si fa proprio poliedrica in bocca. E nei miei lunghi percorsi in Francia ho trovato poi questo produttore, anche se è un Comté, che è uno dei miei formaggi preferiti, non è per forza il mio preferito, ed è una riserva speciale. Il Comté preparato francese è 6-12 mesi, 15, credo che per disciplinare non possa superare 18. Poi c'è questo signore che si chiama Massa Petit, che è un po' un bastian contrario, fa minimo 18 mesi, poi si spinge un po' più in là, anche 20, 22, 24. Ogni tanto verso Natale tira fuori dei 30 mesi rarissimi. Ma come fa? Raccoglie i migliori 36 produttori di latte crudo vaccino, che lavorano solo per lui. Impiega 500 litri di latte per una forma sola, ultra selezionato. E qua arriva il bello: poi affina il formaggio in questa cave, una galleria scavata nella roccia, si chiama Cave des Fours de Saint-Antoine, dove nella seconda guerra mondiale stoccavano le munizioni. Un posto magico. Cosa succede all'interno della cave durante l'invecchiamento? Si formano questi cristalli, sono cristalli di tirosina. La tirosina è un amminoacido delle proteine del latte che durante la proteolisi, quindi quando il formaggio vira verso la marcescenza, ha un triplice vantaggio. I primi due legati alla degustazione, questo si trova tanto anche nel vino, quando la tessitura e il profumo si fa più elegante, no? Ma la terza cosa, il formaggio resta più digeribile per la flora batterica. Cioè la tirosina blocca la caseina e blocca quella fastidiosa ripetizione che magari uno può avere. E torniamo al punto 1 del discorso: dammene solo un pezzettino perché sono un po' pieno, quindi è perfetto. E ovvio che qua per l'abbinamento servire uno Château Chalon, un Savagnin, un Vin d'Arbois non è giusto, è giustissimo e sta veramente bene, però volevo fare qualcosa di mio, sfruttando il nostro orto botanico e un po' l'inventivo. Quindi malva, melissa, polvere di camomilla, finocchio e liquirizia in dosi diverse, sono 72 gradi, 5 minuti in infusione. Adesso vi stecco il formaggio, vi servo la tisana. Cosa dovete fare? Scaldate subito la bocca con la tisana, prendete verso il formaggio, lo tagliate, portate la bocca e lasciatelo fondere, che la pasta è semidura, quindi non fonde letteralmente, però lasciate che la saliva penetri, che la materia grassa prenda bene il volume in bocca e lo mandate giù. Già sentite questa mandorlata, nocciolata del formaggio, dici qualche cosa che mi lega poi alla tisana. Poi continuate a fare così, con un dentro fuori una progressione, sono due cose che proprio ne nasce un abbinamento pazzesco, lo faccio assaggiare. Grazie mille.